perché mi coinvolge in una riflessione sull'attività di Ettore Perrella che seguo, credo, purtroppo per noi da un quarantennio effettivamente, e che non ho mai cessato di considerare un fatto importante per la nostra cultura. E poi ringrazio anche per una presentazione tanto generosa, tanto concessiva nei miei confronti. Ecco, chi in qualche modo si muovesse senza una particolare familiarità con il lavoro di Ettore nel corso di questi anni, verso i titoli di questi due libri, La sovranità e l'uomo Gesù e le radici dell'etica laica, potrebbe pensare che i due temi potrebbero essere sviluppati senza mobilitare necessariamente il sapere psicanalitico. In realtà la psicanalisi qui è profondamente coinvolta, ma per fortuna non nella forma autolimitante e contemporaneamente invasiva di un ricorso ad un gergo psicanalitico per produrre un esercizio di rappresentazione storica o di interpretazione di qualcos'altro. Non vi è cioè in qualche modo un uso strumentale della psicanalisi, vi è piuttosto ciò che è più importante, il coinvolgimento, che è essenziale per la radicalità del pensiero che qui vorrebbe svilupparsi, della messa in questione dell'origine stessa della psicanalisi, con ciò che porta a ritenere un'esigenza del nostro contemporaneo, evocare le due questioni che producono questi due testi. Due testi che, ripeto, anche il titolo potrebbe pensare riguardare cose disparate e che in realtà sono la declinazione diversamente orientata di un unico plesso di questioni. Tanto è vero che da un punto di vista filologico si potrebbe insistere, ma non è il caso, sull'andamento erratico di un capitolo che, come possiamo dire, nel making, nella realizzazione di questo testo, danza dall'uno all'altro. Perché effettivamente un interrogativo sulla pronuncia del termine etica, oggi come oggi, non può che coinvolgere in maniera radicale sia la nozione di politica, sia quella di religione. E in realtà, sotto questo profilo, potremmo dire che i due testi si potrebbero anche riassumere con molti costi in questa forma, come entrati ormai noi nello spazio di un'età post-irreligiosa, un'età in cui in qualche modo si è pienamente consumata la forza formante del simbolo tutto teologico, in realtà, dell'ateismo, ci si trovi in qualche modo a vedere congiunti il problema del riconoscimento della possibilità di dare un senso alla nozione di etica e la necessità di superare una connotazione ormai inservibile del termine laico, il laico come il non religioso. E sotto questo profilo si potrebbe dire che il nodo rappresentato dal manifestarsi della possibilità dell'etica come ciò che emerge dall'approfondimento del nucleo più intrinsecamente religioso del gesto cristiano, in un certo senso risponde, prima di ogni altra cosa, alla congiunzione di un'istanza epistemologica e di un'istanza politica, che oggi come oggi sembra, e alcuni libri di Perrella stanno lì a argomentare questa tesi, necessaria sia per pensare la politica sia per pensare la scienza. E sotto questo profilo va detto che politica, scienza religiosa e religione sono non a caso attraversati non dalla presupposizione di un sapere psicanalitico
ma da un movimento del pensiero che è intrinsecamente psicanalitico. Perché non è un caso, sostituisce, ne parlavamo in altra sede qualche ora fa, a un sistema di risposte l'attività performativa di una serie di irriducibili domande. E in un certo senso anche questo è coerente con il cuore dell'esperienza psicanalitica, sostituendo a uno scenario di cose presunte e sapute quello di una pratica, quello di un fare del pensiero, che in un certo senso vorrebbe non a caso confrontarsi con una generosità da militanza politica, anche in un certo senso, con le necessità dell'oggi. Sotto questo profilo, lo dico perché i tempi che abbiamo non consentono una narrazio dei due libri, che sono, come avviene in genere per Ettore, densi e giustamente anche estesi, articolati. Hanno la caratteristica di coinvolgere in maniera fortemente concatenata una pluralità di argomenti, spesso presi per il bavero, letteralmente, no? Cosa che devo dire, dico in termini di stima, di apprezzamento, cioè senza la cornucopia legittima di tutti gli apparati di tipo in qualche modo accademico che in altra sede si riterrebbero necessari per affrontare le questioni e che evidentemente devono essere affidati a una sorta di entlastung, di sgravamento, per chi voglia andare in un certo senso rapidamente al cuore delle questioni, perché le singole questioni fanno per lui parte di una questione più grande alla quale alla fine si vuole arrivare, seppure con un percorso necessariamente lungo. E allora tento di fissarmi per un momento su di uno snodo, dopo aver sacrificato un paio di minuti, che sono veramente ridicolmente pochi, per una sottolineatura. Il libro sulla sovranità, che vede associato in maniera così anche ricca dal punto di vista dei risultati al nome di Perrella, il nome di Gianluigi Brena, che è coautore di questo testo, in un certo senso ha la caratteristica di voler fare i conti, avendo in realtà un obiettivo più ricco, con l'emergere sintomatico della nozione di sovranità, se vogliamo anche nella sua deformazione sovranismo, nel corso degli ultimi tempi. E non è un caso che il sottotitolo del libro sulla sovranità reciti Vizi e virtù della globalizzazione. Sotto questo profilo potremmo dire che il testo di Ettore è anche molto segnato da una volontà quasi politico-propositiva. Questo è un testo di chi eroicamente, devo dire, come possiamo dire, aggiungerei santo subito, pensi che ci sia la possibilità di fare politica e tenta di ragionare in questi termini. È un'operazione sempre molto rischiosa, come si sa, no? Perché i rischi in questi casi sono due: o abbandonarsi alla Überdeutlichkeit, alla sovrainterpretazione coerentizzante della pura analisi, e quasi sempre si costruisce una meravigliosa mappa del mondo in cui si è capito tutto, salvo che non si sa cosa più fare, perché l'unica cosa che al fondo resta di questa comprensione totale è che non si può fare niente. L'altro rischio è quello di dire qualcosa bisogna pur dire che si può fare, e allora nascondiamo sotto al tappeto alcuni pezzi del puzzle che ci disferebbero sul nascere la proposta propositiva. Ecco, tra queste Scille e Cariddi, in qualche modo Ettore si muove con abilità e ricchezza di risultati, proprio perché in realtà si affida alla radicalità di un pensiero e non all'aggiustamento di una retorica definitiva, no? Né all'ipotesi di trasmettere delle ideologie in qualche modo consolidate come patrimonio di un qualche soggetto politico per cui suonare il piffero in definitiva. Ecco. E questo in un certo senso comporta, sarebbe bello avendo tempo di parlarne,
come possiamo dire, il problema della localizzazione di quanto connettiamo alla nozione di sovranità all'interno di quei processi che per un nostro limite interpretativo ci accontentiamo a chiamare col termine complessivo di globalizzazione. La nozione di globalizzazione è una nozione che andrebbe sempre usata con questo aggiunto. Globalizzazione è il nostro modo di capire un po' di qualcosa di cui non capiamo niente. E dire che la globalizzazione segue una frase, fa questo, fa quell'altro, significa dire siamo arrivati fin lì. Però subito dopo i sunt leones, definitiva, no? E i leones a questo punto sono anche la selva di linguaggi speciali che si intrecciano in uno spazio post-costituzionale, in uno spazio in cui i saperi classici della Verfassung e i loro saperi ausiliari, le scienze sociali, sono in grado di produrre, producendo tantissimo sapere, ma non di spiegare ciò che sta accadendo, né tantomeno governarlo o controllarlo. Però non abbiamo tempo di far questo e quindi vengo alla cosa che per me suona più interessante, come più importante per me, intendo dire. Come forse alcuni di voi sanno, Ettore Perrella è anche il traduttore italiano di Palamas, ovvero sia di un gigantesco pensatore da noi misconosciuto, perché è sostanzialmente configurato come l'ultima propagine di una tradizione di cui a noi sembrerebbe, se non ce ne possa fregare meno, che è la grande tradizione teologico-bizantina, quella che comincia con i Cappadoci e arriva fino al tardo 300 di Gregorio Palamas. Devo dire che l'opera di traduzione di Palamas è un merito importante di Ettore Perrella, perché va detto che il greco fiammeggiante a volte e a volte caotico di Palamas è una sfida notevole che molti grecisti di professione hanno ritenuto di dover caricare sulle proprie spalle, e che Ettore, con molta generosità intellettuale e grande competenza, è riuscito a portare a termine, mettendoci a disposizione dei testi di eccezionale capacità di stimolo. Va detto che si tratta di testi al cui accesso va pagato il prezzo di una diversa concezione della struttura, della scrittura, rispetto a ciò che siamo soliti concepire come scrittura filosofica. Come possiamo dire, è un pensatore che parla esattamente di ciò che ci riguarda, ma lo fa con un altro rito di scrittura. Ecco, secondo me un punto generatore, per così dire una matrice speculativa, del discorso di Ettore, che riguarda il fare psicanalitico, la concezione di ciò che potrebbe essere la politica al di là della tradizione della scienza politica moderna, e il rapporto etica-religione, è dato dall'approfondimento della riflessione sulla problematica trinitaria, o come si dovrebbe dire triadica in questo caso, in Palamas e in una tradizione che a lui si riferisce. La parte dedicata al ruolo che gioca ad esempio un personaggio come Basilio di Cesarea, eccetera, rientra all'interno di questo orizzonte. E ciò che mi sembra, lo dico senza adesso entrare in un'analisi più legata anche alla ricostruzione di ardui percorsi teologici, è che in realtà ciò che Perrella rinviene nella attraversamento da parte di Palamas della questione trinitaria, dato, diciamolo sinceramente, nel nostro orizzonte culturale attuale, non so bene se negli studi teologici evidentemente la cosa è diversa, ma mi sembra che quantomeno in Italia da essi non ridondi nulla fuori dal loro confine, la questione legata alla Trinità possono sembrare tutt'al più l'oggetto di un antiquariato culturale.
L'ultima volta che ho sentito qualcuno parlare della Trinità era per propormi una battuta di spirito, dicendo: sai qual è il numero di Dio? No, 6163, appunto. Benissimo. Ecco, la Trinità invece è una matrice logica, come minimo, di eccezionale potenza, e non è un caso che attorno all'attraversamento di questo Rezel, quasi si potrebbe dire inizialmente, di questo enigma da un certo punto di vista, di questa cosa chiarissima per altri, si siano giocate le sorti in senso lato culturali e politiche di una parte importante del nostro mondo. La rottura tra chiese di Occidente e chiese d'Oriente avviene su temi trinitari, e non si trattava, come si dice spesso, riducendo un altro tema degno di attenzione, di sesso degli angeli. Queste cose non avvengono per futili motivi. Bene, ma ciò che mi sembra si possa sottolineare è che essenzialmente nella declinazione di questo tema in Paramas emerge in primo piano la possibilità di rendere evidente la centralità dell'atto. Il movimento trinitario rende evidente che non è possibile affidarsi all'immagine di Dio concepita a questo punto come oggetto di credenza, nel momento in cui sia lasciata cadere la centralità dell'atto, che esattamente la triadicità impedisce si rapprenda in un esito finale su cui in qualche modo costruire, diciamolo pure in maniera sbrigativa, l'uso della religione per tutti gli usi consentiti e non consentiti. La riduzione cioè del gesto religioso a qualcosa che ha essenzialmente la funzione di produttore di simboli usabili per la costruzione di ordini molto terreni. Questo rinvierebbe a un tema che non a caso per un verso riguarda, mi avvio alla conclusione, la questione della sovranità, ma per un altro riguarda anche la questione dell'etica, che è quello della teologia politica. Come sapete tutti quanti probabilmente, teologia politica è stato soprattutto un termine usato non tanto per indurre e riferire a una dipendenza, come possiamo dire, politica dalla religione, ma proprio l'opposto, cioè per indicare un processo di secolarizzazione di termini, concetti teologici che diventano gli ingredienti formanti il paradigma laico della scienza politica moderna. La scienza politica, dico la teologia politica per eccellenza, insomma, il giusnaturalismo bessiano, qualcosa che ritiene che il mondo degli uomini debba essere governato da un meccanismo rigorosamente non naturale, fondato sulla conoscenza della natura, a partire dal fatto che Dio esiste, ma non interviene nel mondo, tantomeno rende la natura umana una natura in qualche modo divina, e che prevede ovviamente lo sviluppo di una ragione calcolante, di una ragione fortemente reificante, e che da un certo punto di vista, per ciò che riguarda la storia religiosa, vedrà rispondere alla sfida della modernità, questo vale per il cattolicesimo, con una prevalente declinazione giuridico-centrica della religione. Non sono un credente, quindi non sta a me insistere su questi argomenti, ma potremmo dire con uno slogan un po' aggressivo, qualcosa in cui stabilire regole, leggi e trovare la forza per farle rispettare diventa forse più importante che tentare di echeggiare una peraltro divenuta misteriosa parola di Dio.
Insomma, quella sorta di parete divisoria che c'è quando la religione cessa di essere quel gesto di offerta e di dono per diventare qualcosa che deve essere difeso, presidiato, circondato da mura, dotato di armi e magari, tanto perché bisogna difendersi con efficienza, abilitato a giustificare guerre preventive piuttosto che ad attendere degli assalti dall'esterno. Ecco, direi che è insistendo a questa altezza che, come possiamo dire, il lavoro di Ettore recupera quella che forse è la vera apertura ad un'etica possibile, al di là di modelli prescrittivi, e nello stesso tempo sostanzialmente qualcosa che indica come non vi sia la possibilità di risolvere moralisticamente l'etica senza che essa in un certo senso diventi la possibilità di realizzare al di là dei limiti che altrimenti essa soffre, di cui essa soffre, l'istanza stessa della scienza. E questo effettivamente ci porta per molti versi a porci di fronte al problema di ciò che va al di là del sapere, al cuore dell'impresa del sapere. E a ciò che in un certo senso va al di là di una determinata declinazione del potere in una politica che voglia essere una forma di riflessione, di pratica, di una relazione interumana non fondata sul dominio della morte certa e della possibilità nichilistica del potere. Beh, detto questo, forse si potrebbe cominciare, ma lo faranno altri, a parlare di aspetti che da un certo punto di vista forse sono più interessanti del libro perché dei libri, perché indicano anche la grande quantità di temi che vengono attraversati a partire da quello che secondo me è questo nucleo logico. E d'altra parte, io per mestiere ero anche, sono stato e sono anche un po' un interprete di testi come testi letterari. Se qualcuno vuole leggere in questo senso i libri di Ettore, vede che c'è un ritorno costante di una serie di motivi, di passaggi, proprio anche di formule. Cioè c'è un posto dove la lingua batte in definitiva, dove sostanzialmente si tratta di ritornare a dire nella maniera il più possibile giusta ed efficace quello che c'è in un certo senso da dire o da fare dicendo. Ed è un po' quello che io cercavo di identificare nei passaggi che ho un po' sottolineato. Grazie.